siamo a Trigoria. Siamo un po' in mezzo alla strada perché la strada è stretta, però è bellissimo, quindi stiamo riprendendo. Emiliano sta col monopattino, con la bici, col carrello, con le taniche. Stiamo andando a Pomezia a dare supporto, scusate gli occhiali, non è bello parlare con gli occhiali da sole. E stiamo andando a supporto agli attivisti di Pomezia, che fortunatamente al ballottaggio ci sarà il sindaco del Movimento 5 Stelle. Sarà un buon esempio per Roma, perché il Movimento 5 Stelle cerca di migliorare la situazione sociale per tutti i cittadini. Saluta Emiliano. Ciao, ciao. Emiliano se la fa col monopattino, come potete vedere. Andiamo. Vai. Andiamo che arriviamo tardi. Dai, a voglia. A tardi no. Vai, a Trigoria col monopattino. Come potete vedere, questa è via di Trigoria. Noi siamo costretti a camminare sul bordo che è tutto dissestato. Quindi creiamo anche un po' di traffico, ovviamente. Se fosse una pista ciclabile si camminerebbe meglio, no? Che ci vuole a farla un pezzettino di pista ciclabile? La strada è stretta, è zona 30, quindi non devono correre, invece qui corrono tutti, come potete vedere. Zona 30, non riesco a capire per queste persone che cosa vuol dire, però noi andiamo avanti sulla nostra strada. Emiliano, da quando si è preso il monopattino è diventato un come si può dire? Velocipede. La musica, non ti sento. È diventato un velocipede, non mi sente perché sta con lo stereo. Ecco, zona 30, vedi le macchine come corrono con zona 30? Sono bellissimi. Salita a piedi. A piedi perché è proprio salita. Però è da paura, però è perché siamo circondati. È una bella salita questa. Bella salita, circondati dal verde. Le farfalle. Gente che ci suona, forse per salutarci. Sono molto, molto cordiali quelli che passano con le macchine e con i furgoni, perché ci salutano tutti, avete notato? Non so se è un suono, ci suonano perché ci vogliono salutare o perché ci stanno a mannare quel paese. Adesso c'è un po' di piano, quindi ho attaccato Emiliano, me lo traino. Così acceleriamo un pochetto. Abbiamo qualche camion dietro, sicuro. Il limite è 50 all'ora. Noi stiamo viaggiando tipo a 20-25. Ci abbiamo anche lo stereo umano alle nostre spalle. Dai che siamo quasi arrivati, siamo a Pratica di Mare. Ci abbiamo messo 2-3 ore, però ho paura. È una giornata fantastica, ancora non è finito ragazzi. Il sole è alto, si va avanti. Il limite è 70. Penso che stiamo mantenendo il limite di velocità. Tutta discesa! Questa è una falsa discesa! Carico pare che regga. Sembra tanto, ma alla fine non è pesante, ragazzi, saranno 15 kg, 20 kg di roba, Taniche sono vuote, le riempiamo quando arriviamo lì. Mi pareva il caso di portarmi 60 litri d'acqua appresso, sarebbe arrivata calda. Una fontanella la riempiamo e le mettiamo a disposizione della gente. Bella Ricca! Ci ha telefonato in mezzo alla strada e ci ha raggiunto tipo a Pratica di Mare, sulla Tor Vaianica ci ha raggiunto, ha spinto come un treno, essendo anche lui un vero ciclista. Tutti da Peppe, dobbiamo prendere Pomezia, operazione Pomezia Tor Vaianica. Bravissimi, tutti Peppe. Qui. Tutti da Peppe. Vai. Siamo arrivati, la piazza è questa qua. Vedete quella schiera di palazzi? Bravi, mo è qua, vedrai, questa è la piazza del mercato, dove è tutto allestito. Okay, ciao, tecnologia. Siamo arrivati, rinnovo dalla tecnologia, c'è chi riprende, chi si riprende. Siamo arrivati finalmente. Io mi riprendo in tutti i sensi.
sì. Se sta arrivando, ho fatto sto viaggio. La piazza, come vedete, le forze dell'ordine che ci accompagnano. Sempre. L'acqua pubblica per tutti. Merchandising. Siamo qui. Il sole è ancora alto, la gente sta arrivando. Comunque siamo tutti pronti, punti ristoro, c'è tutto ragazzi. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto subito l'area a biciclette. Perché poi Riccardo ci ha raggiunto. Stavo là dietro, ti ho visto. Stavo morendo. Poi fai fotografia. E poi dai 5 pomeriggio, quando la Oh, porco due! Prego! Che spettacolo! Oh, Marsese, c'è pure lei? Che spettacolo! Noi prendo l'alta, non mi preoccupate. Salutate! C'è il supplì per te! Ma non mi va anche verso lì! Chi è il supplì? Eccolo! È lui! Ci abbiamo le lucette. Ci abbiamo le lucette. No, raga, veramente non posso. Perché... Ma attaccato da un gancio dietro la macchina mia. Beh, se è stato tanto allora, sì, facciamo fuori. Oh, mamma. Già, già fatto, grazie. Ve lancio solo la lentina. Stiamo mangiando. Che vuoi fare? Ma che stai a dire? Ma ti rendi conto? Guarda, è meglio che mangiamo il fritto e se andiamo prima che questi cominciano a dire. No, prendo la pizza, mangiate voi. Mangiate voi, veramente. Non vuole nessuno. Emiliano, mangia il supplì. Mangia il supplì. Mezzo supplì. Prendiamoci qualcosa. Vi volete bene però, eh? Ragazzo, va. Per fare 50 metri in macchina. Possiamo fare tornare con amici col monopattino. La pellica. Buonasera. Buonasera. Tutto a posto. Andiamo a mangiare. Filmiamo Emiliano che va a mangiare. Andiamo a mangiare e basta. No, dai, lo posso filmare mentre vai a mangiare. Mi sono rimasti un sacco di minuti. Facciamo pubblicità online. Io mi sa che prendo la pizza. Che ci mangiamo? Io prenderò quel pezzo con la salsiccia. Dai. Allora, un pezzo con le patate e un pezzo con la salsiccia. Mangeremo la pizza. Oh, c'è pure Luisa. Vediamo la schifosa che cosa ti mangia. No, fanno quelle cose schifose e belle. Anche questo. Ho una fame. La donna senza fondo. Sì. Ma io pure una lasagna mi mangerei se ci fosse. Cioè in realtà. No, quella è una parmigiana. Perché ti prendi questa mangi, cosa? Ma ci sono delle ottime melanzane. Sì, alici, mozzarella. Ho paura. Belle anche cose. La bistecca, come che dici? No, bistecca no. Devo piattare col... Carboidrati ci servono, carboidrati. Assolutamente. Carboidrati, perché vogliamo mangiare perché dobbiamo tornare a Roma in bici. E sono le ore? Le 6:20, quell'orologio fa. Invece veramente sono le... Ora vediamo. Sono le 11:30. Mezzanotte. Le 03. Quindi penso che con un'oretta e mezza di ore... Posso? Vado? Ok, allora si parte. Siamo sulla litoranea. Ora ci facciamo tutta la litoranea. Prima da Cristoforo Colombo.
Farà un bel viaggetto, però tutta piana. Non possiamo fare la stessa strada che abbiamo fatto all'andata, perché è molto più buia, poi ripida, discesa, invece così è tutta pianeggiante. Fino a Roma, tranquilli, rilassati, passeggiata. Domani ci alzeremo stanchi, ma con una grande soddisfazione di aver fatto questa cosa. E si può fare, signori, si può fare. Si può fare anche di più. Ora cerco di raggiungere Emiliano. Vedete la macchina che passa, c'è Emiliano, quei due puntini rossi laggiù che non si vedono, è lui. Ora cercherò di raggiungerlo. Stiamo facendo la litoranea in un completo buio, perché la lampadina che ho illumina pochissimo. Però è fantastico, ragazzi. C'è un'aria fresca. Cominciate a intravedere quelle due lampadine, si vedono, vero? E beh, signori, non è un extraterrestre. Non è un fenomeno di ottica. Non è una reazione chimica che la calcedine fa con l'anidride carbonica che sprigiona le piante. È Emiliano. Emiliano che ha sullo suo zaino due lampadine. Come potete vedere, è lui. Eccolo, lo sto raggiungendo quasi. Come se passa la macchina, magari ce lo illumina. Eccolo. Sto riprendendo. Vedete questi due occhi nella notte? Invece sono Emiliano con le sue lampadine, col monopattino sulla litoranea a luna di notte. Eccolo qua, l'abbiamo raggiunto. Perché arrivano le macchine, non sta troppo in mezzo alla strada, ma tranquillo, facci un commento in notturna, un commento in notturna. Emiliano, sto a morire, dai che le macchine ti illuminano, sto a morire in notturna. Hai visto le macchine che passano, che ci illuminano? Grazie, così il video è venuto. Ti dico solo, guarda, che sto sentendo una serie di pezzi bellissimi tra i Creedence e Kelly Joe Phelps, che con la notte si sposano benissimo. Immagino. Si viaggia, bellissimo. Fare una strada così bella. Poi Emiliano, abbiamo ripreso. Questo cicorio che sentite è la mia bici. Ha parlato da solo? No, sto a fare il video. Qualche coglione che va di fretta. C'è sempre qualche coglione che va di fretta, come vedete. Tutto sta là, non si muove. Quello che era uno sputacchio? Sì. Sputo è biodegradabile, quindi. Ah, perfetto. Fino a prova contraria. Domani? Domani gli addominali che mi faranno talmente male. Domani che manco respirare. Potrei. Domani chi ci chiama? Vuoi venire? No. Domani riposo. Grande Emiliano. Sei bellissimo. Oh, tu mi giri a sinistra, eh? A sinistra? Infatti vedevo che continuavi da là. Ma scusa, a sinistra, a sinistra. Cazzo, è verde. Fermati al semaforo. A sinistra? Sì, a sinistra, che tagliamo Postienza. Sto
ridotto a un cesso. Sono stanchissimo. Stai a pezzi, eh? Sto a morire. Bella. Dai, siamo arrivati. Andiamo a vedere il mio orologino. Le 4 meno 5. Siamo quasi arrivati. Siamo quasi arrivati. Siamo arrivati. Sono le 4 meno 5. Abbiamo fatto un botto, ci abbiamo messo. Sono una caterba. Guarda, facciamo così. Ma metto quella per... Ah, perché lo devi teccare. Sì. Lo devi tenere. Vediamo. Bella. Se così si prende. Ti fa pure il video. O se siamo presi... Ah, mi sono spostato mentre facevo. Vediamo. Mentre facevi la seconda mi sono spostato. Sei bella merda. Beh dai, mica male. Che sei carucci. Guarda che foto. Mamma mia ragazzi. Mamma mia, aspetta, mamma, vede bene? Così la metto pure sul video. Inguardabili. Inguardabili proprio. Ma che foto è? Vabbè, giustamente. Gira l'animo. Piramide è vuota. Sto sbagliando. Aspetta, sto sbagliando. Ah, così? Vabbè, no? Proprio se la volevo fare. Ho fatto pure il video mentre la facevamo. Tutte le facciacce. Madonna mia! Proprio così. Queste sono le foto delle 4 di notte. Abbiamo vinto. Mamma mia.